Un saluto a tutti. È passato un po' dall'ultima volta che ho ospitato Chelsea nel mio vlog. Ciao, Chelsea. Ciao, Barbie. Chelsea vuole occuparsi di una rivista. Io l'ho sfidata a fondare la sua rivista personale e dal momento che è intrepida, curiosa e intelligente, ha colto al volo la mia sfida. Farò una rivista che parli delle cose strane ma vere degli animali. Spero che tutti proteggano gli animali nei loro habitat naturali perché vivano in sicurezza. Che bello, sono emozionata per lei. Sapevi che dormendo le lontre marine si tengono per mano per non allontanarsi nel sonno? Che tenere, non lo sapevo. Mi piace troppo. Da dove vengono le lontre marine? Dal mare. Non era una domanda stupida. Da dove vengono? Dai bassi fondali del Pacifico del Nord. Oh, ok, forte. Dato interessante numero due. Gli elefanti non sanno saltare. Aspetta, cosa? Sì? Non sanno saltare. Ci sono altri animali che non sanno farlo? I rinoceronti, gli ippopotami e i bradipi non sanno saltare. Incredibile. E le giraffe? Oh, le giraffe sì. Oh, ok, bene. Le lumache possono dormire per 3 anni. 3 anni? O, diciamo, vanno in letargo, che è un po' la stessa cosa. Si fanno un bel sonno lungo. Già. Sai quanti sogni? Bello questo disegno. Mi piace la lumaca che sogna. Due porcospini a distanza di aculeo. Oh, che carini. Così non si pungono. Sì. Questa è fantastica. Sì? Le farfalle hanno il senso del gusto nelle zampe. Incredibile. Ora capisco perché si appoggiano sui fiori. Saranno squisiti. Sì. E questi sono gli unici mammiferi capaci di volare. Aspetta, davvero? Sì. Guarda questo. Ma quanto è carino questo panda. Ok, questo è ciò di cui parla la rivista di Chelsea. I panda non dormono sempre nello stesso posto, si addormentano dove capita. Io dormo in macchina, in aereo, sul divano. Sì, anch'io. Ok, Chelsea, grazie per aver condiviso con noi queste cose. La tua rivista è bellissima. Ti piace veramente? Certo, la adoro. Piace anche a voi, vero? Piace a tutti, è troppo bella. Potresti diventare la prossima Susan Goldberg, la giornalista di National Geographic. È incredibile. Per noi è un punto di riferimento. Lei è una redattrice e giornalista. È stata la prima caporedattrice donna di National Geographic, che esiste dal 1888. Susan collabora con giornalisti fotografici per raccontare storie sull'ambiente e ci esorta a proteggerlo. Più lo vediamo, più ce ne curiamo, giusto? E si possono raccontare delle storie bellissime con le foto, oltre che con le parole. Oh, ho un altro dato per te da aggiungere alla rivista. L'ho scoperto settimana scorsa a biologia. C'è un tipo di medusa che può praticamente vivere per sempre e si chiama Turritopsis dorni. L'avrò detto giusto? Davanti alle situazioni di pericolo è in grado di clonarsi. Davvero? Che cosa significa realmente? Farò una ricerca. Credo che tu sia nata per fare la fotografa della natura. Sei curiosa, hai occhio e ti piace raccontare storie. Sei bravissima a raccontarle. Lo sei anche tu. Oh, vieni qui. Pronta? Ci vediamo alla prossima. Troppo bene. Peace.